finalmente un solvente atossico. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì, finalmente su Arte per te è arrivato. È arrivato quello che mi chiedete da tanto tempo. Quello che vi consentirà di dipingere senza odori, senza paura per i bimbi, senza paura per le allergie, senza fastidio alcuno e comunque vi potrà far venire bene il vostro gesto pittorico, la vostra pittura. È arrivato ad Arte per te il tintorsetto lavatore della Tintoretto, finalmente! Sì ragazzi, la Tintoretto di recente mi ha contattata e loro gentilmente mi hanno mandato, come avete visto dalle foto che vi ho postato su Instagram e su Facebook, una valanga di pennelli e loro i tintorsetti lavatori. Uno io lo sto usando per dipingere il quadro di mio padre, perché voi sapete che io non recensisco nulla che prima non testi sulla mia pelle. E allora comincio proprio da lui. Guardate, questo è quello che sto usando io, è già arrivato a buon punto, è bello utilizzato. E devo dire che questo tintorsetto ha delle caratteristiche che mi piacciono veramente tanto. Parliamo dalle cose più palesi. Bottiglia in vetro, ben resistente, mi piace. Chiusura ottima, non è una di quelle chiusure che ti perdi per aprirla, per esempio tipo quella del Liquin, no? Chi l'ha comprato sa che per aprirla e chiuderla uno ci lascia un po' la pazienza. Sono naturalmente, essendo prodotti tossici, sono delle accortezze che sono necessarie. Vedete, qui invece l'apertura è molto semplificata, una normale bottiglia. Ma perché? Perché il tintorsetto lavatore, come dice anche la dicitura sulla bottiglia, è un solvente vegetale per colori ad olio. Però, a differenza di molti altri solventi, di quasi tutti i solventi, forse di tutti i solventi, anche di quelli, sì, a differenza di tutti i solventi, questo è un solvente totalmente atossico. Vi faccio vedere come sulla confezione non figuri assolutamente la croce di Sant'Andrea, mi pare si chiami così, quella croce nera che indica che un materiale è tossico, può essere nocivo in qualche maniera per l'uomo. Questo assolutamente non lo è. È un solvente che io ho usato sul quadro di mio padre, potrete venire a vederlo in azione su questo video che vi linko qui. È un solvente quindi che ho usato diluito in una concentrazione pari massimo ad un 20% rispetto al colore, perché è molto liquido, quindi non ha bisogno di essere preso a pennellate copiose. Io puccio una puntina e poi prendo un bel po' di pasta e lo mescolo e la diluisce molto, rendendola leggermente più fluida, ma non facendole perdere il tono. Questa è una cosa molto importante. Cosa significa? Che non slega la componente chimica totalmente del colore, quindi il colore rimane ben spalmabile sulla tela. Userò il tintorsetto per dipingere. Allora, questa vaschettina è essiccato, il medium che c'era prima, quindi non rimberrà più. Adesso riempio con appunto il tintorsetto lavatore, che è un solvente per colori ad olio vegetale, totalmente atossico, come dicevo, inodore, quindi perfetto per una sessione di lavoro. Ecco, già me ne cade qualche goccia, è totalmente inodore, totalmente, anche sulle mani, guardate. Non è neanche tanto oleoso, ha una consistenza molto morbida, totalmente inodore. Andiamo ad usarlo. La cosa meravigliosa è che non produce nessun odore, proprio nessun odore, nessuno, di nessun tipo, non è né gradevole né sgradevole.
non ha odore assolutamente, è il colore ad olio che continua a fare il suo odore di sempre. Quindi se usate dei colori ad olio che a sua volta non abbiano alcun tipo di colore, come quelli che magari vi ho recensito in passato, potrete fare la combo perfetta per non avere nessun tipo di disturbo olfattivo. Quindi non ha un odore, non perché viene celato, ma perché proprio non è volatile come agente. E quindi anche ci sono molti materiali che, pur non avendo un odore fastidioso, non avendo anche odore, comunque penetrano, sono volatili, evaporano e quindi noi li respiriamo ugualmente. Questo no, questo noi non lo respiriamo, rimane lì sulla tavolozza e si essicca, va per essiccazione. È utilissimo anche per, una volta che uno lo compra, è utilissimo anche per la pulizia dei pennelli. Vi faccio vedere adesso uno spaccato in cui vi faccio vedere come proprio pulisco i pennelli con il tintorsetto. Ovviamente prima li pulisco e con questo, quindi li sgrasso, elimino tutto quello che è il colore, dopodiché con acqua e sapone semplice li detergo e il pennello rimarrà perfetto. Tra una sessione e l'altra invece, senza acqua e sapone, li intingo nel tintorsetto, li scarico con la pezzuola e li lascio lì in attesa, dopo 2 ore magari, quando mi alzo per pranzo, lascio i pennelli incrostati, li pulisco velocemente, li lascio lì e poi li riprendo e sono subito pronti per una nuova sessione di lavoro. E adesso proviamo il tintorsetto lavatore per pulire i nostri pennelli. Sì! Evviva! C'è anche Enzino, perché, grazie, perché appunto, come vi dicevo, è atossico, quindi possono starci vicini anche i bimbi. È atossico totalmente, come vedete, in confezione non c'è neanche la croce di Sant'Andrea, quindi è totalmente non nocivo all'uomo. L'ho versato in una ciotolina di plastica e guardate, scarico totalmente il pennello dal colore. Sei bravissima mamma. Amore, tu dici sempre questa cosa. Grazie tesoro. E scarico ben 2 pennelli carichissimi, perché ho appena finito di fare una piccola sessione di lavoro sul quadro. Su un quadro, hai visto? Stiamo pulendo i pennelli e non c'è nessun odore. Questa cosa è molto 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 incoraggiante. Allora, cosa faccio io? Lavo bene i pennelli e poi li scarico o su un tovagliolo di carta. Io in questo caso invece userò la mia pezzetta. E guardate, se doveste riprendere a dipingere dopo poche ore, tipo vi state alzando per la pausa pranzo, il pennello, vi faccio vedere, è totalmente già pulito. Se invece lo state posando per conservarlo, adesso è il momento di lavarlo con della semplice acqua e sapone e poi lasciarlo asciugare all'aria e conservarlo. Come vedete, io mi sto semplicemente alzando per un paio d'ore e piuttosto di far incrostare le setole lasciando il pennello così, invece gli do una bella pulita. Come vedete, le setole sono tutte belle libere. E adesso poi più tardi riprenderò la mia sessione di lavoro. Se invece, vi dicevo, lo dovessi posare, ma guardate, non colora più il pennello ed era bello impregnato, ve lo posso assicurare, poi vabbè, lo evincete da questo. Se invece dovessi appunto conservarlo, acqua e sapone, asciugare all'aria e il vostro pennello sarà preservato, ben pulito. Mi raccomando, pulite bene questa parte dei pennelli, quindi fate andare anche il solvente in questa parte e dopodiché lasciate benissimo asciugare all'aria senza sfregarli troppo sulla pezzetta. E quando li sfregate sulla pezzetta, sempre così, schiacciando dal basso della ghiera verso la fine delle setole. Allora, in molti me ne avevate parlato di questo tintorsetto, io non l'avevo mai provato. Come vi dico sempre, noi che facciamo dell'arte il nostro mestiere, poi siamo molto pigri. Se ci troviamo bene con un materiale, non tendiamo a cambiarlo per paura di sbagliare un acquisto. Questo invece, essendomi stata mandato dalla Tintoretto, l'ho provato a cuor leggero e devo dire che
io da oggi comprerò sempre lui. Il prossimo solvente che comprerò sarà il tintorsetto lavatore, e non perché me l'abbia mandato la Tintoretto, perché voi lo sapete, come prova di quello che vi dico, io vi mando i pezzi che la Tintoretto mi ha mandato proprio a casa. Oggi ne metto in palio due di quelli che mi ha mandato la Tintoretto. La Tintoretto me ne ha mandato qualche pezzo in più, ma non perché gli altri me li tenga io, tranne quello che naturalmente ho usato, perché l'ho usato per provarlo, ma perché quelli li metterò in palio in futuro, per esempio, che ne so, se faremo qualcosa a Pasqua, a Natale o per il compleanno, quando faccio quei pacchettini un po' più ricchi, mi va che le aziende che hanno collaborato in qualche maniera con Arte per Te, e quando io parlo di collaborazione intendo quando loro mandano i materiali, perché la Tintoretto non mi paga per fare questo video, ben inteso, quando le aziende poi vengono in contatto con Arte per Te, a me piace che poi rimangano anche nei pacchi più importanti, e quindi metto quel materiale da parte sempre per voi. Per adesso ne metto in palio due, e il sorteggio si chiuderà in questa data qui. Bene, io cosa dirvi? Adesso vi rimando alle immagini in cui lo provo. Come potete vedere, questo prodotto rende fluidissimo il colore, rendendolo fluidissimo mi aiuta nella stesura, non essicca velocissimamente, è un solvente che mi dà comunque il tempo di lavorare il colore e di stratificarlo, dà un moto essiccativo più veloce al colore rispetto a un olio di lino, non fa virare assolutamente il tono del colore, essendo totalmente in colore, come vi dicevo è inodore ed è un diluente che io tengo più tranquillamente in casa, anche perché io ho una casa con bimbi, quindi quando dipingo ormai con meno sensi di colpa, perché proprio non dà nessun tipo di controindicazione. Quindi vi lascio nel box informazioni il link della Tintoretto per andare a vedere le varie dimensioni delle boccette vendute, perché c'è questa piccola, c'è la media e c'è la grande. Nel box informazioni trovate anche il prezzo indicativo, che è indicativo perché ogni rivenditore applica più o meno un prezzo leggermente differente, ma più o meno il prezzo è quello che trovate qua sotto nel box informazioni, e che se trovo prima dell'editing vi metto anche sempre qui nella fascia qui sotto, che apparirà in sovraimpressione. Ve lo consiglio? Sì. Oggi do anche un voto a questo solvente, da un bel 9 più, e non mi spingo sul 10 perché voglio vederlo poi alla lunga, ma mi riservo di ritornarci, perché se poi alla lunga mantiene quello che fa durante la messa in opera, è veramente il prodotto di svolta, non soltanto per gli allergici, non soltanto per coloro che hanno delle intolleranze olfattive, ma perché veramente dipingere con un solvente non chimico ma vegetale, atossico, non volatile, è il massimo credo che si possa avere. Complimenti alla Tintoretto per questo prodotto e buona fortuna a due di voi che potranno testarlo. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che il tintorsetto lavatore cambi il vostro modo di dipingere migliorandolo come lo ha fatto con me, e spero che chi lo usa lasci qua sotto dei commenti a testimonianza o a smentita di ciò che ho detto. E allora, ai due di voi che vinceranno, in bocca al lupo, lasciate quanti commenti vorrete qua sotto, unica regola per partecipare è essere iscritti ai miei due canali, quindi su Arte per Te e su Due Cuore Una K, vi metto il link qua sopra, e poi il resto lo farà la sorte. Vi aspetto sempre su tutti i miei social, nel box informazioni trovate il link di Facebook, Instagram e blog, vi aspetto sempre su Due Cuore Una K, e lasciate tanti commenti e ditemi se conoscete il tintorsetto lavatore cosa ne pensate. Io vi rimando al prossimo video, da Ombretta e d'Arte per Te è tutto, arrivederci!